Erano le 8:30 quando i vigili del fuoco di Chicago furono fatti intervenire per domare un principio di incendio a Northside. Era il 21 febbraio del 1977 e niente avrebbe fatto presagire gli sviluppi di quella strana faccenda. I pompieri fecero irruzione nell'appartamento e non tardarono a scoprire che l'incendio si stava sviluppando da un materasso. Sotto ad esso trovarono il corpo nudo di una donna. Il suo petto era brutalmente squarciato. La vittima era una filippina di 48 anni di nome Teresita Basa, che lavorava come infermiera specializzata presso il reparto di fisioterapia dell'Edgewater Hospital. Secondo le prime ricostruzioni, Teresita doveva conoscere il suo assassino, visto che non erano presenti segni di effrazione. Dopo averla strangolata, l'omicida aveva infierito su di lei con un coltello da cucina prima di appiccare il fuoco, in modo da cancellare eventuali tracce e in seguito dileguarsi con denaro e gioielli. Durante gli interrogatori, gli inquirenti furono colpiti da una frase espressa da un'intima amica della vittima, che disse che Teresita le avrebbe rivelato il nome del suo assassino in sogno. Nei mesi che seguirono, infatti, la donna sognò spesso Teresita. Un giorno, dopo uno di questi strani sogni, rivelò al marito un nome, Alan Showery. Oltre al nome, la donna seppe rivelare anche incredibili dettagli. Alan Showery, che faceva l'operatore sanitario presso la stessa struttura di Teresita Basa, era giunto a casa della vittima con la scusa di ripararle la TV, rivelando poi tutt'altre intenzioni. Naturalmente la polizia non poteva basarsi su simili prove, ma l'amica di Teresita fornì un elemento per incastrare Showery definitivamente. Disse che l'uomo aveva regalato alcuni gioielli appartenuti a Teresita alla fidanzata. Showery fu quindi interrogato dalla polizia, che aveva già trovato una corrispondenza fra le sue impronte e quelle scoperte a casa di Teresita. Inoltre, due colleghi della vittima riconobbero i gioielli che il sospettato aveva regalato alla fidanzata e confermarono che erano appartenuti a Teresita. Schiacciato dall'evidenza di tali prove, Showery confessò l'omicidio. Fu condannato a 14 anni di carcere.